Pala Cusi Catania, abbiamo appena visto la prima amichevole precampionato tra Cus Catania e Giar, primo incontro delle due squadre. Coach Simone D'Urso, ciao. Buonasera, Roberto. Non ti chiedo, diciamo, com'è andata questa amichevole, ma in generale come sta andando la preparazione con la squadra? No, sta andando molto bene, devo dire che sono molto soddisfatto. Oggi un po' meno, però bisogna sempre dare il giusto peso alle amichevoli pre-season, dove si può essere appesantiti, si può essere stati 12 ore a lavorare come qualcuno che è andato in campo e se le sentiva tutte queste 12 ore di lavoro, però sta andando bene perché il gruppo è veramente, veramente simpatico, quindi voglio essere molto ottimista quest'anno. È giusto partire cauti, però questo è un gruppo che si può levare tante soddisfazioni. Anche perché rispetto a tante altre squadre ha dalla sua l'affiatamento di tanti anni assieme, a parte magari i due giocatori che sono più nuovi, ma gli altri sono contenti dello stesso gruppo. Assolutamente sì, ma anche i giocatori più nuovi quest'estate hanno avuto, a parte Kalim che è arrivato per ultimo, hanno avuto la possibilità di allenarsi sia a giugno che a luglio. La società ha fatto una grandissima cosa, secondo me è una cosa questa unica, quella di aver chiesto ai giocatori di allenarsi d'estate. Ci siamo allenati, peccato che qualche pezzo che d'estate si era allenato con noi ha fatto altre scelte, quindi già in estate l'affiatamento che c'era già da prima si è ancora di più corroborato. E adesso c'è da mettere a punto un paio di cose e poi la squadra secondo me camminerà da sola. Campione di Serie C Silver che vi vedrà insieme ad altre squadre appunto in questo girone a 7, è un po' ancora un rebus, come sarà questo girone? Sì, è un rebus, ma ha detto benissimo Alfredo nella trasmissione che ha fatto con te la settimana scorsa, noi siamo una società in generale che pensa molto a se stessa, che non vuol dire essere autoreferenziali. Egoisti. Però pensiamo che alla fine al pallacanestro ci giochiamo perché ci piace migliorare, ci piace crescere noi. Poi, se crescere noi vuol dire raccogliere qualcosa in più a livello di risultato, ben venga. Ma può essere anche che davanti ti ritrovi 6 squadre illegali, 7 squadre illegali. Io non credo che sarà questo il caso, perché comunque c'è una situazione con questa spartizione silver e gold, una situazione molto particolare. Credo che il livello tecnico purtroppo scenderà perché è uscito molto poco dai vivai negli ultimi anni e quindi o le squadre si vanno a rinforzare molto con gli stranieri o non c'è tantissima roba. Però mi auguro che sia un campionato con più che con 2 squadre stellari, magari 3 no, con 6 squadre tutte equilibrate oltre noi, perché sarebbe la cosa più divertente andarsi a giocare ogni partita punto a punto. Questo è anche vero. Oggi ti sei convocato almeno 3 ragazzi, l'anno scorso hanno fatto promozione con il centro pallacanestro Giarre, penso che coinvolgerai altri, giusto? Sarà 2, 3, 4, quanti ne porterai? Allora, oggi addirittura ce n'erano 5, fondamentalmente 5, potevano okay. Andare in campo anche il quintetto di promozione, cosa che contro Barcellona è avvenuta. Nel terzo quarto sono andati 4 su 5 di loro, accompagnati da un giocatore un po' più di esperienza. Sono ragazzi che inaspettatamente sono cresciuti molto di più di quello che io pensassi. Quindi grazie a Coach Basta. Coach Basta ha fatto un grandissimo lavoro, la società ha fatto un grandissimo lavoro facendoli fare l'anno scorso 2 campionati e facendoli lavorare fino al 4 agosto, però io dico sempre, ragazzi, non esistono scorciatoie. Se vuoi arrivare a un certo punto devi fare uno sforzo in più. Io so che allenarsi ad agosto per un ragazzo di 16-17 anni, per quanto possa amare la pallacanestro, può venire pesante, però la strada è questa. Hanno tanto entusiasmo questi ragazzi, non so se riusciranno tutti a trovare spazio perché sono tanti e perché hanno tanti buoni davanti. Oggi ci mancava Claudio, ci mancava Alberto Saccone, ci mancava Gianfranco, ci manca anche un ipotetico lungo che dovrebbe arrivare, quindi manca veramente tanta roba, ma loro devono sentirsi fortunati ad allenarsi dentro un gruppo dove quando giocano in settimana il 5 contro 5 non hanno che da imparare da tutti. La cosa positiva a questo punto è anche che hai tanti numeri da cui scegliere. Cioè, mi dici tu, oggi ne mancavano vari ragazzi, quindi avrai anche un gruppo bello folto da allenare in settimana. Questa è una cosa fantastica. Oggi purtroppo si è presentata una situazione un po' particolare dove anche a livello fisico c'era qualcosa che non andava in quelli in panchina. Le rotazioni infatti sono state un po' accorciate. Abbiamo questi simpaticoni che sono passati dietro. Il sempreverde vitale, il sempreverde marzo. Vitale, anche se la sua schiena non è proprio sempreverde, come quella anche di tanti altri. E quindi oggi purtroppo le rotazioni sono state molto più corte di quello che io pensassi, perché c'era una parte in panchina che non poteva giocare, un'altra parte che aveva fatto allenamento prima di venire, perché l'allenamento è sacro per i ragazzi a 17 anni e bisogna allenarsi tecnicamente, e quindi sono state le rotazioni un po' corte. Avrei onestamente voluto farli ruotare di più. La partita si era anche messa relativamente male, restiamo sempre sul piano di un amichevole, però anche loro ci daranno una grandissima mano. Perfetto. Prossimi amichevoli? Prossimi amichevoli lunedì contro Milazzo, contro Restanti giocheremo. Benissimo, quindi anche interessante dal punto di vista dei coach. Assolutamente, Guido è un grande.
Perfetto. Grazie mille Simone D'Urso. Grazie a te Roberto, buona serata.